Rivedere lo stop con urgenza, la richiesta fatta da UNCEM, l'Unione dei Comuni Montani, per l'obbligo di chiusura dei pubblici esercizi alle ore 18. Nei piccoli comuni, e tanto più nelle zone montane, si sostiene, non ci sono mai stati problemi di assembramento, con i gestori che hanno saputo ben organizzarsi. Intanto sulla montagna pistoiese queste misure hanno gettato nello sconforto i gestori di bar, pub e altri locali della somministrazione. Questo decreto non è fatto per noi sicuramente, perché noi quassù ci sta tanto spazio, non ci sono assembramenti, non c'è gente di normale di questi periodi, figurati te ora. Chiudere alle 6 vuol dire la nostra morte, perché io ho un bar grande, ho due dipendenti, l'ho già messa in cassa integrazione, non ci si può fare, le spese fisse sono troppo alte, se mi levano anche l'aperitivo o quel po' di dopo cena che ci sa, è finita. Sì, l'asporto è relativo, perché si può fare qualche pizza al fine settimana, ma siamo tanti, mica tutti vanno a prendere le pizze o vanno al ristorante il fine settimana. Per noi è la morte, bisogna che intervengano le regioni e differenzino da zona a zona. Io non lo so cosa fare, io non sono io e decido, però così è la morte di questo settore. Non ci sembra giusto per niente, visto che a noi ci vengano a mancare 3 ore importanti per il nostro lavoro. Gli assembramenti qui da noi sono minimi, se ci sono minimi, ma sono quasi zero. Non siamo contenti per niente. Noi abbiamo rispettato tutte le regole, mascherine, distanziamento, lavaggio mani, e passare come gli untori di questi contagi credo che a noi non ci va e non è neanche giusto.